Metropolis, un fulgido esempio di cosa è capace l'uomo. È qui che abbiamo combattuto la battaglia decisiva contro Darkseid e il suo esercito di parademoni, nati negli abissi infuocati di un mondo lontano chiamato Apocalypse. Ma quella che sembrava una vittoria era soltanto l'inizio. È finita, Darkseid! Non esserne così sicuro, kryptoniano! Hai tardato un po', Luthor. Hai messo in pericolo la sicurezza della Terra per il tuo tornaconto. Sei alleato con Darkseid. Provavo soltanto ad assicurare la sopravvivenza dell'umanità, nel caso in cui tu e gli altri cosiddetti supereroi aveste fallito. Darkseid ha appena attivato un altro boom tube dimensionale. Sta per fuggire. Non è finita, Superman. Non esserne così sicuro. Sciocco insolente, stai destabilizzando il Boom Tube! Sono sorpreso che non ci hai ammazzato. Risparmia il fiato, Luthor. Andrai in prigione, e questa volta in un posto molto più sicuro dell'isola di Stryker. Cosa? Non temere, farò in modo che la tua cella abbia una bella vista sulla Terra. Signore e signori, giungono notizie secondo cui Darkseid sarebbe stato sconfitto da Superman. Sebbene l'invasione sia di fatto terminata, i saccheggi continuano. Deathstroke, come va? Beh, sai, è da un po' di tempo che ho il tuo denaro. No, per favore, ho il denaro! Ah! Avresti dovuto pagare prima. Avresti ancora la testa sul collo. Metropolis non è casa tua. Ti consiglio di tornare di corsa a Keystone City prima che accada qualcosa di grave. Non disturbarti ad alzarti, Deathstroke. Stai per andare in prigione. Non senza combattere! Qui Flash a Wonder Woman. Ho fatto fuori Deathstroke al terzo round. Contatto la polizia di Metropolis. Mi serve a Gotham. Nessun problema. Flash, stai bene? Sto bene. Solo qualche vertigine. Stai correndo da una città all'altra da ore. Dimenticati di Gotham. Chiederò a Martian Manhunter. Sto bene, Diana. Mi sono sentito strano soltanto per un attimo. Sto arrivando a Gotham. Notte intensa per il pipistrello e neppure lui può essere dappertutto nello stesso istante. Occhio non vede, cuore non duole. No, potrebbe dolere a te alla lunga. Consegnamela, Catwoman. Mi dispiace, Flash. Niente da fare. La sto proteggendo io. Non riesco proprio a capirti. Un momento sei un'eroina, quello successivo una criminale. Sono una donna complicata. Sai, non me la sento più di darti la caccia. E io non ho tempo per spiegarmi. Non dobbiamo combattere. Oh, ma lo voglio. Per questo non gioco pulito con voi supereroi.
Deve valere una fortuna. D'accordo, qual è la tua offerta? Non mi sembri in gran forma, amico. Questa la prendo io. Ehi! Cosa diamo? Consegna la gemma. Va via, mostro! L'ha presa lei! Quindi l'hai aiutata a fuggire? Non mi piacciono i tuoi modi. Serve che qualcuno ti insegni le buone maniere. Daresti del filo da torcere a Kubal? Tocca a me. Chi è quell'uomo? E cosa stai facendo a Gotham? Batman! Questo mostro ha cercato di uccidermi! E adesso gli rendo il favore! E invece no. C'è chiaramente qualcosa che non va con te. Il Flash che conosco non uccide. Adesso sì! Pensavo fossi un maestro del combattimento corpo a corpo. Lo sono. La testa. Con cosa mi hai colpito? Aspetta un attimo. Mi trovo all'interno della caverna. Perché mi hai attaccato? Ascolta, mi dispiace. Non so cosa sia successo. Ho sentito come una rabbia. Mi ha travolto. Non sono riuscito a trattenermi. Cosa ci fai a Gotham? Wonder Woman mi ha chiesto una mano. Ed è a questo punto che sono comparsi Catwoman e l'altro tipo. Vorrei effettuare qualche esame. Ti ho detto che... Oh no. Cosa sta succedendo? Togliti. Non riesco a controllare. Che stregoneria è questa? Interessante. Sub-Zero, codardo. Prima ti nascondi dietro gli altri e adesso dietro un trucco. Non c'è via di scampo con Scorpio. Combatti! Qualsiasi cosa sia Scorpion, Wonder Woman, non è umano. Cosa mi dici di Flash? Credo che Flash e Scorpion si siano scambiati di posto durante qualche operazione di teletrasporto. Tienimi informata dei tuoi progressi. Lo farò, qui Batman, passo e chiudo. Un'altra anomalia energetica simile a quella della frequenza di Scorpion nel cuore di Gotham. Per queste sciocchezze. No, no, no! Saresti dovuto morire quando esplose il clown! Spiacente di rovinarti la serata, Joker. Ok, ok! Mi arrendo! Te l'ho già sentito dire. Questa notte diventa sempre più bella. Resta dove sei. Sì, succederà. Tu chi sei? Sono Liu Kang. Sei ferito? Posso aiutarti? Pensavo di averti sconfitto, stregone. Per gli dei anziani, ti finirò! No Joker e no Scorpion.
La tua piccola distrazione ha rimesso in circolazione due minacce letali. Almeno tu non andrai da nessuna parte. Green Lantern, qui è Batman. Ho un prigioniero e ho bisogno di esaminarlo in un luogo sicuro. Mi serve un passaggio sulla stazione orbitale UN. Sto avendo dei problemi con il mio anello. Potrebbe essersi danneggiato durante la battaglia con Darkseid, ma dovrei essere comunque in grado di trasportarti. Dammi un minuto. C'è qualcosa che non quadra in lui. Posso accettare che Scorpion venga da Apocalypse, ma quest'uomo è diverso. Secondo te, Flash era affetto dalla stessa condizione psicotica? Non sono sicuro, ma forse stiamo assistendo all'inizio di un'altra invasione. Lascio a te il lavoro investigativo. Vado a cercare Superman. Computer, esegui un raffronto del campione di sangue di Liu Kang con quelli di sangue alieno che abbiamo nella banca dati. Nessun abbinamento. Ho bisogno di sapere se dobbiamo aspettarci altri ospiti. Fammi indovinare. Vieni dallo stesso posto di Liu Kang e Scorpion. Com'è possibile? Armatura isolante. Rilascia Liu Kang. Prima ho bisogno di risposte. Rilascia Liu Kang o lo prenderò da me. Peggio di quello che temevo. Molto peggio. Sembra si stia verificando in tutto il mondo. Strane strutture e manufatti che spuntano. Ma resta un interrogativo. Dov'è Superman? È una buona domanda. Dove sei, Superman? Batman, abbiamo bisogno di te immediatamente. Non posso raggiungere Superman e la Terra potrebbe essere sull'orlo di un'altra invasione. Dimmi qualcosa che non so. L'invasione ha raggiunto Themyscira. Ti serve aiuto? No, ti contatterò quando sarà finita. Passo e chiudo. Abbandonate quest'isola immediatamente o pagherete con le vostre vite. Sono la principessa Diana, emissaria di Themyscira. Non siete benvenuti qui. Arrendetevi, vi sarà consentito ritornare sani e salvi al vostro mondo. Stupidi arroganti. Sono Shen Tsung e questa è la mia isola. Combatti! Wonder Woman a Batman. Gli invasori si sono ritirati nella giungla. Ho altre brutte notizie. La Terra è in procinto di fondersi con un altro pianeta. Per tutti gli dèi. Il nostro mondo e quello alieno occupano lo stesso tempo e spazio, come frammenti separati soltanto da grandi fratture di energia gialle. Le ho viste. Abbiamo bisogno di Superman, ma nessuno sa dove sia. Perlustrerò Metropolis. L'invasione di Darkseid ha devastato Metropolis. Non è da Superman. Great Hera! Stai bene? Fatti aiutare. Non può essere.
Abbiamo respinto l'invasione. Era stato annientato. Chi? Darkseid? L'ho visto. Più potente che mai. Ha fatto a pezzi il suo reame. Sono arrivata troppo tardi. Ha già portato l'apocalisse in questo mondo. Wonder Woman alla stazione spaziale orbitale UN. Ho bisogno di un'unità medica al mio posto. Abbiamo un'altra vittima dell'invasione. Per favore, vieni con me. Sei al sicuro adesso, noi... Mi hanno seguito. Tu chi sei? Nessuno ti farà del male. Mi chiamo Wonder Woman. Non è così facile abbindolarmi, assassina di Outward. Il tuo maestro ti ha inviato per finirmi, ma questa sarà la tua ultima battaglia. Combatti! Ti prego, aspetta! Wonder Woman, qui è Batman. Superman non si trova a Metropolis. La fortezza della solitudine è stata violata. È impossibile! Superman potrebbe trovarsi in guai seri. E senza di lui lo è anche la Terra. Sto arrivando! Cos'hai fatto? Ancora uno. Quan Chi aveva ragione. Chi sei? Sono Sub-Zero. Arrenditi e non ti sarà fatto alcun male. I Linquei non conoscono il significato della parola arrendersi. Combatti! Cos'è successo? Stai bene? Ma cosa non va? I miei poteri hanno iniziato a fluttuare a partire dalla battaglia con Darkseid. Ero tornato alla fortezza per cercare di scoprire il problema e... Sub-Zero ha attaccato. Cosa mi sta succedendo? Deve esserci qualche magia all'origine. Per fortuna sono immune alla magia. E così ha avuto quello che si meritava. Bruce ritiene che faccia parte di una forza d'invasione. I supereroi di tutto il mondo stanno scomparendo, compreso Flash. E il nostro pianeta si sta fondendo con un altro, probabilmente Apocalypse. Apocalypse? Allora Darkseid è tornato. Devo rientrare a Metropolis. Ci vediamo alla stazione spaziale UN. Sub-Zero, chi c'è dietro a questa invasione? Voi siete gli invasori. Sarò lì il prima possibile. Tu verrai con me. Capitano, fermo! Hal! Cosa hai fatto? La rabbia ci consumerà tutti! Non se riesco a intervenire. La rabbia... brucia dentro! Ho bisogno che resti calmo. Dimmi cosa hai fatto a Green Lantern. Perché lo hai attaccato? Oh, non lo so. Le forze celesti hanno perso ogni equilibrio. In continuo mutamento. Raggiungo gli dèi e non riconosco quello che vedo. La rabbia... devi aiutarmi. Oh. Avresti dovuto finirlo. Il tuo mondo deve essere diverso dal nostro. Qui non uccidiamo gli amici. Wonder Woman a Batman. Ho trovato Superman, ma abbiamo un nuovo problema. Abbiamo perso Green Lantern. Oh. L'anello mi ha portato nel mondo dei guardiani dell'universo. Ma perché? Due universi sono in fase di collisione. I tuoi colanterniani sono altrove a fare il possibile per contrastare la crisi. Questo spiegherebbe l'attacco di Capitan Marvel. Qualsiasi cosa stia succedendo sulla Terra, deve colpirlo più direttamente rispetto a noi. Devo tornare sulla Terra. Sì. Lex Luthor e Catwoman. Come?
Lex e io siamo stati tenuti prigionieri nella base sotterranea degli invasori. Le misure di sicurezza erano più patetiche di quelle del museo di Gotham City. Siamo fuggiti utilizzando la loro tecnologia portale. Avevo calibrate per trasportarci a Metropolis, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. E siamo finiti qui. Ora so che dobbiamo tornare sulla Terra. Se c'è di mezzo lui, le cose non possono essere buone. Classico. Non sei meglio di Superman. L'universo cade a pezzi e i cosiddetti supereroi non guardano oltre il proprio naso. Tutto quel potere nel suo anello. Hai notato che uso ne fa? Enormi martelli, treni e stupidi animali. Cos'hai che non va, Alex? I suoi occhi. Proprio come Capitan Marvel. Ti manca fantasia, Green Lantern. Ti è sempre mancata. Qualcuno come me dovrebbe avere quell'anello. Dovrai passare sul mio cadavere, Lex. Non chiedo di meglio. È una stupida perdita di tempo prezioso. La fusione dei mondi sta contaminando la galassia, infettando di rabbia la vostra stessa essenza. Per il momento riusciamo a controllarla qui a Oa, ma senza controllo si diffonderà negli universi. Allora la fermeremo. Se continua ad avanzare con questo ritmo, le energie saranno redistribuite e corrotte. Nessun anello di Lantern sarà risparmiato, resterà immune. Nessun essere della galassia potrà sfuggire. Nessun universo sopravviverà. Perché sta succedendo questo? Siamo incerti sulla causa, ma riteniamo che questa anomalia si sia originata sulla Terra al momento della sconfitta di Darkseid. Ne sai qualcosa, Lex? È altamente improbabile che Lex Luthor sia in grado di innescare una devastazione di tale portata cosmica. Sulla Terra dovete collaborare per localizzare la fonte della devastazione e distruggerla prima che la fusione sia completata. Sembra che non abbiamo scelta. Non preoccuparti, bellezza. Non mordiamo molto. Il settore 2814 della Terra è sotto la vostra tutela. Dobbiamo sfruttare tutte le forze lanterniane a disposizione. Carica il tuo anello e rientra in fretta. Non c'è molto tempo. Molto meglio. Allora, cosa facciamo, eroe? Lavoriamo insieme o devo salvare il mondo malgrado te? Ricordati che non mi fido di te, Luthor. Il sentimento è reciproco. È il comunicatore UN. Devo lasciarti. Se fossi in te, Catwoman, non gli darei le spalle. So badare a me stessa. Idiota. Casa dolce casa. O almeno così era prima dell'arrivo di Darkseid. Lo hai portato tu stesso, Lex. Mi risulta che hai aiutato Darkseid. Non mi schiero mai. Scelgo il male minore. Il peggio che Superman potrebbe farmi è consegnarmi alle autorità. Darkseid, invece, sarebbe pronto a distruggere tutto. Non avevo molta scelta. Sembra che non ci sia scelta neanche ora. Allora, qual è il piano? Semplice. Troviamo un modo per rivoltare la situazione a nostro vantaggio. Wonder Woman, sono Green Lantern. Cosa sta succedendo? Te lo dico io cosa sta succedendo, Green Lantern. Chi sei? Mi chiamo Jarvis. E adesso che abbiamo terminato con le presentazioni, ti sbattiamo dentro. Jax! Ancora tu! Sony e Blade a forze speciali. Jax è fuori gioco. Non ci provare, le cose sono cambiate da quando ci siamo affrontati. Messaggio ricevuto, stiamo inviando rinforzi. Negativo, negativo, riesco a cavarmela da sola. Non questa volta! Green Lantern, che piacere vederti. Ehi, capitano, come ti senti? Non ti attaccherò, Green Lantern. Penso di avere finalmente la rabbia sotto controllo. Dipende tutto dalla fusione dell'altro universo con il nostro. La sua energia crea questa furia incontrollabile che ti spinge a colpire qualcosa. È quello che hanno detto i guardiani. Come l'hai capito?
I loro Tei alieni stanno creando interferenze ai miei poteri e mi stanno infettando la loro rabbia da combattimento. Ottimo. Poteri magici fuori controllo di Tei alieni. Quindi questo farebbe di te un pericolo per noi e per te stesso. Nessuno di noi è al sicuro dalla rabbia fino a quando non fermiamo tutto questo. Devo tornare alla roccia dell'eternità per avvicinarmi agli dei e capire come possiamo sconfiggere questa rabbia da combattimento. Deve esserci un modo. Buona fortuna, capitano. Mago! Mago, mi serve il tuo aiuto! Non ci sono né maghi né stregoni. Questo posto non è adatto a te. Ascoltami! La tua presenza qui mette il mio mondo in grave pericolo. Sei tu che non appartieni a questo luogo. Io sono Raiden, dio del tuono. Il potere celeste attraversa questo luogo. Eppure non mi è familiare. Dimmi, qual è lo scopo dell'esistenza di questo posto? È un punto focale fra il reame degli dei e quello degli uomini. Gli dei mi danno i loro poteri. Quali dei? Per favore, sto perdendo il controllo. Stai corrompendo questo luogo. Devi andare via. Ti farò andare via. Ora! È andato via. L'interferenza sta scomparendo. Ma per quanto? I loro dei saranno attirati qui. Devo fermarli, Billy Batson. Stregone! Questo è soltanto l'inizio. Devi fermare Dark Khan. Darkseid? L'essenza di Darkseid si è fusa con la magia malvagia dell'altro regno. Questo nuovo essere, Dark Khan, è il punto focale di interscambio fra i due universi. La sua esistenza trasformerà questo mondo in un ricettacolo del male. Se il collegamento fra gli universi non viene reciso e Darkseid liberato, la rabbia si propagherà e ci divorerà tutti. Devi allestire un esercito del buio e della luce e trovare un campione che ha sconfitto Darkseid in passato. Allora dobbiamo trovare Superman. Superman non risponde ai miei richiami. Wonder Woman dice che i suoi poteri hanno risentito quanto più dei miei di questo mondo alieno. Ma è lui il campione di cui la Terra ha bisogno. E adesso subirai la stessa sorte! Questo posto, quanto male! L'adulazione non ti porterà da nessuna parte. Questa patetica creatura puzza di dei. Voglio il suo potere, qualsiasi esso sia. Ci amo la tua morte. Nonostante il tuo mondo stia avvelenando il mio, scoprirai che non è facile uccidere Captain Marvel. Combatti! Captain Marvel vince. Adesso finiscilo! No! Non ucciderò. Mi deludi. Ma il tuo controllo del sovrannaturale è straordinario. Non permetterò che il mondo venga distrutto da questa follia. Ho sconfitto il tuo campione. Adesso fammi tornare a Metropolis. La tua sfida non è terminata. Vediamo come te la cavi contro la furia delle lame di Baraka. Notevole. Avresti ben figurato nel mio torneo. Ma temo che non saresti mai potuto diventare il campione di Mortal Kombat. Alla fine ti saresti trovato contro Shen Tsung! Ne ho abbastanza dei tuoi giochetti, Shang Tsung. Ho sconfitto te e i tuoi demoni. Adesso, prima che la rabbia da combattimento mi travolga di nuovo, rispediscimi indietro. Come desideri. Quan Chi diceva che il Neverrealm lo avrebbe sfinito. Eppure neanche qui siamo riusciti a sconfiggerlo. Come possiamo sconfiggere un nemico del genere? Dobbiamo tornare da Quan Chi. Lui potrebbe avere la risposta.
Ottimo lavoro, Captain Marvel. Finalmente un eroe impegnato a fare qualcosa di concreto contro gli invasori. Hai vinto? Cosa state facendo tu e i tuoi scagnozzi, Luthor? Al contrario degli eroi in calzamaglia, sto cercando di salvare il pianeta. Possiamo ucciderlo adesso? Non ci pensare neanche, Joker. Superman. Dovresti essere in prigione, Luthor. Le prove non hanno retto. Ormai dovresti esserci abituato, ma apprezzo il tentativo. Tranquilli, ragazzi. Non perdiamo di vista il nostro obiettivo. Catwoman ha ragione. Il nostro nemico si chiama Dark Khan. Khan! Khan! Chiudi il becco o ti sputello. L'energia di Darkseid si è fusa con quella dell'altro universo. È l'esistenza stessa di Dark Khan che sta causando la collisione dei due universi. Questo spiega gli attacchi a me e a voi e la strana fluttuazione dei nostri poteri. Sei stato tu! Tutta colpa della tua vista laser. Hai fatto saltare in aria il bomb tube di Darkseid, scagliandolo su qualche universo ignoto. Tu accusi me. Sei tu che hai aiutato Darkseid a invadere la Terra, ricordi? Sangue! 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 Calmatevi tutte e due. Vi sta contagiando la rabbia da combattimento. Contagiati da cosa? Le energie occulte della fusione del mondo. Non dobbiamo combattere fra noi. Dobbiamo collaborare per trovare Dark Khan. Ho ancora qualche vita. Come facciamo a trovare Dark Khan? Se Dark Khan è fatto di energia di Darkseid, è probabile che si trovi su Apocalypse. So da dove possiamo accedere a uno dei portali di Dark Khan. L'ho usato quando io e Catwoman siamo fuggiti. Se quel portale porta a Oa, può portarci anche ad Apocalypse. Deathstroke, tu e Joker, mettete in sicurezza quel portale. Questo congegno vi condurrà alla base. Contattatemi quando siete a destinazione. Vuoi che io assalti una base nemica con lui? Andiamo! Uccideremo! Faremo saltare in aria cose! Sarà uno spasso! Catwoman, tu vieni con me. La prudenza non è mai troppa in questa città. Troppi criminali. Superman e Captain Marvel, radunate i vostri supereroi e aspettate il mio segnale. Va bene, Lex. Mi fido di te per il momento. Raggiungi i portali. Andrò alla Fortezza della Solitudine e scoprirò tutto quanto su Darkseid. Non si ammazza nessuno. Se qualcuno esce dal seminato, vi assicuro che... Il posto è questo, ma non c'è la base. E io che non vedevo l'ora di fare una strage! Non ti piaccio molto, eh? Piace a qualcuno. Laggiù! Deve essere la fonte di trasmissione. Diamoci da fare, dolcezza. Bene, Joker. Questa è la tua occasione per uccidere qualcuno, se ci riesci. Un bel fiore per una bella donna? Sparisci dalla mia vista. Il mio portale da polso. Avevo mirato agli occhi! Grazie per averci portato nel quartier generale. Ci interessa la tecnologia. Che razza di trucco è questo? Ha danneggiato il congegno per il teletrasporto. Non ho idea di dove ci troviamo. Lo scopriremo più tardi. Tu occupati del ninja, io prendo il clown. Cosa posso farci se piace alle donne? Uh-oh! Non combatti come una donna! Possiamo parlarne? Ti ho battuta? Ho vinto? Ho vinto! Voglio dire, è certo che ho vinto! Da quando sei capace di combattere? Lei è un avversario facile. È di me che devi preoccuparti. Non mi preoccupo mai. Sei bravo, ma non sei disciplinato. Consentimi di insegnargli la disciplina. Joker, cosa diavolo? Fatti da parte, Death Joke. Spero tu sia un avversario migliore della biondina. Perché questo Joker è molto feroce. Non posso crederci. Sulla carta avrebbe dovuto massacrarti. Cosa sta succedendo, Joker? Non lo so. Non importa. Il congegno per il teletrasporto di questa donna è quello che ci serve per arrivare ad Apocalypse. Penso di poterlo riattivare.
Perfetto. Portiamolo a Luthor. Al diavolo, Baldi! Cosa ti succede agli occhi? Ci sono due cose che non ti ha detto di me. Non mi importa quello che accade al mondo. E non mi piace il gioco di squadra. Ti sei rivelato un assassino di primo livello. Sono imbattuto, inarrestabile. Scommetto che potrai uccidere persino Batman. Va bene, Joker. Mi volevi? Eccomi qui. Bene, bene. Direi proprio che è Batman. Scusami per prima, sai, per essere fuggito. È stato scortese da parte mia. Ti farà piacere sapere che non fuggirò più. So che hai qualche asso nella manica. In questa manica non c'è niente. Controlliamo nell'altra. No! Le maniche sono vuote. Non ho tempo per queste cose. Trovalo, pipistrello! Adesso sei tutto mio! Ce l'ho fatta! Ho sconfitto Batman! Ho vinto! Vinto! Joker. La pacchia è finita. La rabbia svanisce se sei al freddo. Luthor, qui è Batman. La tua squadra d'assalto ha fallito. Joker è stato esposto alla fusione planetaria e il potere gli ha dato alla testa. Non avresti dovuto affidare al clown una missione così importante. Non temere, Batman. Ho usato quegli psicotici come diversivo. Io e Catwoman siamo ancora sulle tracce del portale. È bene che tu stia dalla nostra parte questa volta, Luthor. Altrimenti sarò il primo a cui dovrai risponderne. Batman è così irritante. Non me ne parlare. A proposito, Lex, non sono la guardia del corpo di nessuno, men che meno la tua. Certamente no. Conosci la base nemica e sai come aggirare le difese. Una volta preso quello di cui ho bisogno, radunerò i cosiddetti supereroi per tenere a bada Darkhan. E tu potrai... Lex, abbiamo compagnia? Altri intrusi! Le loro anime sono perdute. Le loro anime sono perdute? È humor ninja? Perché non è molto divertente. Non abbiamo tempo per queste sciocchezze. Combatti! Meno uno. Lex, dietro di te. Dovrei fare meglio di questo. Grazie. Per un momento ho avuto qualche dubbio da quale parte stessi. La storia della mia vita. Andiamo. Eccolo qui. Immagina solo quello che potrei fare teletrasportandomi ovunque. Mi scaricherò la loro diavoleria. Mentre fai questo, faccio un giro di ricognizione. Incredibile. È più avanzato di quel che pensassi. Qui è Luthor. Sto trasferendo la tecnologia portale ai server della LexCorp. Con questo, rifonderò la LexCorp. Niente mi fermerà. Eccetto me. Zax. Pensavo di averti sbattuto dentro. Sei scappato una volta, ma non succederà più. Stavo ammirando la vostra tecnologia portale. Vi sarà molto utile.
Dovrai passare sul mio cadavere. Se proprio insisti. Le tue braccia cibernetiche mi intrigano. Affascinante emulazione muscolare. Forse le porto con me. Luthor! Flash, cosa hai fatto a Catwoman? Non lo capisci. È una criminale come te. Ti sbagli, Flash. Siamo tutti sulla stessa barca. Chiudi il becco, Luthor. Ti sto per eliminare! D'accordo, Luthor. Abbiamo ricevuto tutto il tuo segnale. Facciamo la finita. Portaci ad Apocalypse. Ecco il tuo clown domestico. Aia! Per favore, qualcuno lo ammazzi per me! Fatti indietro. Joker e Flash sono contagiati. Non possiamo fidarci di loro. Tutti siamo stati contagiati, Batman. È un rischio che dobbiamo correre. Non preoccuparti, Batman. Combattere con Luthor sembra avermi liberato dalla rabbia. O come la vuoi chiamare. Signori, se avete terminato di perdere tempo, avremo un lavoro da svolgere. Apri il portale, Luthor. Portaci ad Apocalypse. Sì, andiamo tutti all'inferno! E se non fai il bravo bimbo, ti lasciamo lì. Cosa che non va qui. Mi piace! Ci credo. Questo è il destino della Terra se non fermiamo Darkhan. La compressione dei due universi ne causerà la frantumazione di entrambi. Un portale. Darkhan deve sapere che siamo qui. Ha inviato le sue forze per fermarci. Ben vengano! Sbaragliamole! Aspetta, potrebbero non essere alleate con Darkhan. Cosa importa? Hanno cercato di uccidermi. Fatemi parlare con loro. Sono Superman. Dobbiamo conoscere le vostre intenzioni. Sono Raiden, dio del tuono. Con me ci sono i guerrieri più potenti di tutti i reami. Siamo qui per sfidarvi a un combattimento mortale. Sarete sconfitti. Non esserne così sicuro, Raiden. Se volete combattere, scoprirete che io e i miei amici siamo all'altezza. Captain Marvel, cosa c'è che non va? Laggiù! In lontananza. Riesco a percepirlo. È Darkhan. E così volete distruggermi? Bene. Cerca la tua rabbia. Scatena la tua aggressività. Incapaci di trattenere la rabbia, Superman e i suoi compagni si scagliarono più e più volte contro l'armata degli invasori. Alla fine, comunque, nessuna delle due fazioni ebbe il sopravvento. L'uomo d'acciaio osservava il campo di battaglia, tentando disperatamente di schiarire la sua mente annebbiata. Tu, essere alieno, è tutta colpa tua! La tua stupidità ha creato Darkhan, e adesso la Terra è condannata! E per la gente il malvagio sono io. Tu sei malvagio, Lex. Non questa volta. Questa volta sei stato tu a portare il mondo alla rovina. Il mio mondo. Hai rovinato i miei piani. E te la farò pagare. È l'ultima volta che mi crei problemi. Superman, fermati. Fatti indietro. Sei sotto l'influsso della rabbia. Devi resistere. Finalmente sto recuperando i miei poteri. E per te finisce qui, Luthor. Ti annienterò una volta per tutte. O la sconfiggi tu, o te la tiro fuori io. Superman! Clark!
So che riesci a sentirmi. Guardati, guarda cosa stai facendo. Stai cercando di uccidermi. Resta giù o... Se perdiamo, se cedi alla rabbia, la terra non avrà scampo. Io non mi arrenderò. Non mi arrendo mai. E neppure tu. Bruce, ti sento. Hai ragione. È stato un mio errore a creare quella cosa. Devo fermarla. Non da solo. Darkseid ti ha quasi ucciso. E questo Khan è molto più potente. Grazie, Bruce. Dannato impulsivo. Buona fortuna. Ci sono vincitori. Allora è una questione fra noi due. Per me va bene. Distruggere la terra. Abbiamo un nemico comune. E un obiettivo comune. In piedi, questa battaglia non è ancora terminata. Combatti! Non cedere alla rabbia, Raiden. Si può superare! Concentrazione. Dobbiamo concentrarci. Cosa stai facendo? Se combattiamo uniti, possiamo comandare contro di lui la sua stessa energia. Sembra che abbiamo un piano. Combattete fra voi o contro di me. Non cambia niente. In ogni caso, combattete! Raiden! È sparito. Anche gli altri sono scomparsi. La rabbia è sparita. Dove ci troviamo? Nella sala del trono di Darkseid. I due universi devono essersi separati. Tutto è tornato alla normalità. Tu non sei Darkseid. Sono Shao Kahn. E ti inchinerai davanti a me.